Ecco che adesso faremo un altro piccolo raccontino. In questa lista l'ho intitolata I fatti curiosi. Dunque, questa sera la data è 19/11/1988. Allora, questo è il 13° racconto, no? Io so Gorini, mi conoscerete. Oh, ci ho messo i nomignoli per rammentarmi e dopo fare una piccola spiegazione. Il 13° racconto dice così, cucinare gli strozzapreti e darne uno alla gallina. A una gallina, ce n'erano parecchie sotto, qui sul sottoscale, erano della mia cognata. Parlo io all'età, ci avrò avuto 18-20 anni, un affar così, 22, un affar così. Era il tempo che c'era fame, cocco mio. Andava male la baracca. Un bel giorno io certo non sapevo cucinare, adesso un po' mi sono arrangiato. Prima ero giovane e la fame, cocco mio, e c'era il bisogno su sto mondo. La data mi pare che lo disse, 19/11/1988. No, ci metto la data della sera quando l'incido per rammentarmi, ma mi pare che già l'avevo detto. Comunque, per sicurezza, meglio un doppione. E allora, di quei tempi c'era l'appetito, stavo per dire, c'era il bisogno e non c'era tutto questo benessere, che tutto questo benessere da adesso serve per ammazzarsi e non altro, per avvelenarsi. Il pane ce n'è tanto, tutto avvelenato, e il vino ce n'è tanto, quasi tutto avvelenato. L'aria ce n'è tanta, sì, come una volta ce n'era tanta, ma tutta avvelenata. E il mare è tutto avvelenato, le persone sono tutte avvelenate, è tutto avvelenato. Dunque tutto sto benessere, ma lasciamo stare. Parliamo quando non c'era niente avvelenato. C'era soltanto avvelenato che cosa? Che una fame che si starnutava. C'era il bisogno. Le famiglie più ricche mangiavano il pollo. E dice quella famiglia, ah, sono capitato, ho saputo che avevano il pollo a tavola. Va bene che era quello vero, eh. Va bene, allora i tempi della fame, quando c'era il gran bisogno. Cucinare gli strozzapreti e darne uno alla gallina. Che cosa t'avevo combinato io? Avevo preso un po' di farina. Si adoprava allora la legna in cera, si comprava qualche chilo di carbone, andava dai falegnami a piai ricci per mantenere il fuoco, non come adesso chi li può prendere per accenderlo, perché io vado a legna ancora, qui in casa mia sono da solo, poco mi pare almeno, grazie a Dio. Vedi, chiacchiere da me almeno così lettivo con nessuno. E c'era il bisogno e si adoprava il carbone, costava perché quella lira, quel soldo, era difficile a trovarlo. Volle cucinare e fabbricare da me, io non l'avevo mai fatti, i gnocchi, ma non sapevo che ci volevano le patate. A che ne sapevo? C'erano altre cose per la testa. C'era l'appetito, tutto quanto, e una cosa o l'altro, c'era la povertà. E sarebbero, dopo mi hanno detto che si chiamerebbero strozzapreti. Come de di un detto che per strozzare i preti, perché molta gente li può vedere, avrebbero inventato di dargli gnocchi senza patate, così si strozzano, no? E sono chiamati strozzapreti. Mi pare che questa parola sia nata da questo spunto. Io faccio occhio, non so se sbaglio, ma difficilmente che sbaglio. Comunque li chiamano i strozzapreti. Io avevo fatti strozzapreti, ma sapevo che avevo fatti gnocchi. Allora sull'acqua, bolle, bolle, bolle. E guarda, dico, ma ancora non si cuociono, e ma ancora non si cuociono. Avevo impastato la farina con un po' d'acqua, sale, ma rammento si ci messi un pochino di bicarbonato, ma rammento, tutto insomma men che le patate,
Io non sapevo che ci andavo le patate, ripeto, no? E sti gnocchi non cuocevo mai, c'avevo una fame. Porca madosca, dico, manco c'ho mai. Fuori allo gnocco c'era spapparellato e dentro era crudo. Ma come mai, dico? Il fuoco è genuino. Il fuoco è. La farina è buona. E l'acqua è buona, e tutte buone non mi vengono bene, non si cuociono, ma come mai? All'ultimo mi è andato un ticoglione. Oh, dico, senti, io ne ho assaggiato ogni tanto uno, fuori era spapparellato e dentro crudo. Fuori spapparellato e dentro crudo. Allora li tiro fuori sulla scogliera, come si dice, sulla scolapasta. Ne ho voluti mettere un pochino, non tutti, su un piatto, perché non ci vedevo chiaro, ma come mai, no? Beh, ero da solo in casa, non c'era nessuno, erano tutti via. La mia mamma era via, il mio babbo, anche lui, non c'era nessuno, i miei fratelli, i sorelli, ero da solo e cucinavo sta roba. Ah, la sorella era sposata, mi pare, il fratello uguale, già, c'era la mia pura mamma, ma lei era... D'altra parte era uscita e cucina. Ah, in casa c'avevo anche già la mia cognata che è viva e tutti i figlioli che adesso hanno sposato e c'hanno i figlioli e chi figlioli ci manca poco, c'hanno i figlioli. Ecco perché c'avevo anche la cognata qui e perché erano sinistrati in tempo di guerra. Ah, allora ero tornato dalla guerra, allora, sì, ero tornato da sotto le armi. Allora, sotto c'erano le galine, qui sul fondo, per andare sul fondo c'erano sotto scale. La mia cognata ci aveva messo 4-5 galine, erano le sue. E c'era anche qualche gallo che faceva casino, anzi mi lamentavo. Allora, insomma, sti strozzapreti, sti gnocchi, chiamati strozzapreti, e cominciai a mangiare. Per la madosca, ma dovevo mangiare la svelta perché diventavano sempre più duri. E io che ho fatto? Ho chiappato. L'ho mangiato un po', ma poi ho smesso perché avevo paura che mi facevo male. Erano duri come i mattoni. Ma ho mangiato la svelta un po' di bocconi, ma dopo diventavano sempre più duri. Alle volte dico, che ne so. E io non mi capacitavo. Poi avevo fatto i grossi gnocchi, così dico, con quella fame che ho, no? Ho dovuto smettere perché mi sono pressionato, diventavano sempre più duri a mano che mangiavo e ne ho mangiati mezzo piattino e basta, fortuna che digerivo bene tutto quanto. Questo è il fatto di gnocchi, strozzapreti. Allora che succede? Chiappo, ho smesso e mi è venuta un'idea, dico ne voglio da uno tra una gallina, giù basta, ci sono 4-5 galline della mia cognata. E capirei anche loro, povere bestie, se avevano fame, no? E io ho detto, non gnocco, una gallina che t'ha combinato. A fatica tanta, l'ultimo gliel'ha fatta angoiarne uno. Ma sto gnocco, gli si era messo un torgozzo e sta povera gallina faceva... All'ultimo si è andato... Brum, e gli è andato un lo stomaco. Dico, stavere che sa foga la pia con me la mia cognata, no, povera bestia. Dico, poi... Se il sapevo ne tagliavo un pezzo. Oh, ma è venuta l'idea di dargli. E veramente si chiamano strozzapreti. Ma si potrebbero chiamare anche strozzagalline. Già qui a Perugia ci abbiamo strozzacapone, dunque io sono strozzagalline. Questo è il fatto, la fame, quando è la fame, l'appetito. 13° racconto. Cucinare gli strozzapreti e darne uno alla gallina. Alla gallina. Ecco, questo è il fatto che mi ricorda quando il bisogno ce n'era tanto. Va bene che allora la roba era poca, ma era sincera, era schietta. Io certo non l'ho saputo cucinare, ci volevo un... Dopo l'ho domandata al mio cognato, da tutti quanti, quando sono tornati a casa. Ma dici Gorini, ma c'è da mettere le patate, no? E io ci vuol tempo di coscia anche le patate, ma io lo sapevo. E io ho fatto un film... E insomma, è finito in quel modo, che sta povera gallina faccia, non andava sto gnocco né in su e né in giù,
Dico, Madonna, dico, poi mi dispiace, povera bestia, perché anche lei con quella fame, questo è il fatto di strozzapresi.